Salve a tutti, siamo in sede con il Comitato Tutti Uniti per la Unità Operativa Sanità Mentale di Santa Maria Capua Vetere. Ci sono venuti a esporre un problema abbastanza grave e vogliamo che tutti quanti voi lo conosceste. Ora vi faccio parlare con Rossella De Angelis e con Francesco De Angelis che ci illustreranno così a spanne il problema. Io Rossella De Angelis e volevo dirvi che ho paura. Ho paura perché vogliono trasferire la mia USM, la struttura della salute mentale dove sono in cura, a Capua. Io vivo adesso un disagio mentale in una struttura che però mi dà cure che sono al di sopra di ogni altro, in un ambiente che si trova al verde, all'aperto, dove ci si può giocare, dove si può lavorare, fare laboratori sperimentali che sono di arricchimento psichiatrico, si può fare tantissime cose. Mentre quando io penso di trasferirmi a Capua, io penso a qualcosa che mi terrorizza, perché rimarrei in quattro mura chiuse. E queste mura chiuse sono di un palazzo, l'Ettore Fieramosca di Capua, al terzo piano. E alcuni di noi hanno anche pensato di fare degli atti osceni. Qualcuno addirittura voleva suicidarsi per testimoniare che loro non vogliono questo trasferimento. Beh, io vi saluto ragazzi, spero che voi possiate aiutarci a non far chiudere il nostro centro. Grazie. Salve, sono Francesco De Angelis e accompagno mia figlia alla USM di Santa Maria Capua Vetere. Il trasferimento destabilizza un poco tutti quelli che fruiscono di questo centro. Perché? Perché la centralità di un servizio rispetto ad un bacino di utenza è importantissima. Se noi dobbiamo spostarci da Santa Maria Capua Vetere, che ha comunque 40.000 abitanti, ad un punto dove ci sono 10.000 abitanti, che è difficile da raggiungere, è complicato proprio da raggiungere logisticamente, non si può mettere la macchina, siamo obbligati a lasciare la macchina 700-800 metri prima, mentre qui a Santa Maria c'è il parcheggio, siamo a 800 metri dall'autostrada, siamo raggiungibili da tutti i comuni dell'ambito C8. A Capua questo non sarebbe possibile. La fruibilità, pertanto, di questo servizio, specialmente da parte di quelle persone che vengono al centro tutte le mattine, è impossibile. Dateci una mano a risolvere questa problematica. Grazie.